No, leggevo prima il messaggio di Silvia che mi ha molto, come dire, inorgoglito, si no, dice. Gratificato, perché ha dato un senso alle cose, perché vuol dire che a volte le cose che facciamo servono a qualcosa. Sì, sì. Per esempio, venire qui a fare l'ospite per un'intervista a volte può essere un esercizio di stile, a volte invece può servire a farsi conoscere. Si è molto parlato di quella famosa intervista con Vinicia Capossela che ho fatto senza di te perché fu un po' complicata. Sì, io l'ho vista un po' faticosa. Casa. Se vuoi ti faccio l'imitazione. Però io me la ricordo come un momento molto interessante. Tu fammi una domanda se vuoi. Senti, ma è vero che tu hai bisogno di carburare molto prima di comporre e di cantare una canzone in pubblico? Ma insomma, non era così, non era la televisione così. Era così. Però era bello. Era proprio ripiegato. E Silvia, per esempio, ha scritto: grazie a una vostra intervista, ieri sera ho assistito al concerto di Capossela allo Smeraldo di Milano. Diciamo che per la legge dell'osmosi stamattina state ancora godendo del meraviglioso spettacolo vissuto. Bello, bello. È servito. No, no, ma poi è sicuramente una persona sensibile. Questo si capiva anche dalla... È un artista con tutte le complicazioni che molto spesso questa parola si porta dietro. Allora, chiudiamo l'argomento medicina, poi cambiamo veramente pagina perché abbiamo altre cose da raccontarvi con Federica da Civitanova Marche, quindi provincia di Macerata, che ci racconta di quali vitamine esistono. Uh-huh. Perché noi abbiamo scherzato sul fatto che esista la vitamina K, su come si prende la vitamina C e sugli effetti positivi che possa avere, e Federica però ne sa sicuramente più di noi perché è nutrizionista. Buongiorno Fede. Buongiorno. Benvenuta. Allora, esiste Grazie. Anche la vitamina K? Certo che esiste, no, perché sentivo così di sfuggita quando Nicola ha detto arrivano verso la D, la E, insomma, in realtà c'è anche una vitamina che è detta PP o B3, che fa parte del gruppo delle vitamine B, però comunemente viene chiamata vitamina PP, quindi allora, insomma, quindi c'è una vitamina, un po' di più. C'è una vitamina per ogni lettera dell'alfabeto, praticamente? No, assolutamente no, Lidu, okay. Ascolta, sono due gruppi le vitamine, sono liposolubili, cioè solubili nei grassi, o idrosolubili, cioè solubili in acqua. Quelle liposolubili sono la A, la D, la E e la K, okay. Che sono queste quattro. Le idrosolubili sono tutte quelle del gruppo B, che sono la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 e B12, okay. E la vitamina C. E basta, quindi. E basta, quindi non sono tutte le lettere dell'alfabeto, in realtà sono, insomma, c'è il gruppo delle B che sono tante, però ecco, sono solo 5 lettere, 6 lettere. Ok, adesso andiamo in maniera molto sommaria a che cosa servono. Vitamina A. Allora, la vitamina A è il retinolo, beta-carotene, serve insomma per la vista, aiuta. Intanto c'è da fare una puntualizzazione che tutte sono vitamine... sono bioregolatori dell'attività metabolica e funzioni cellulari, quindi servono come coenzimi e sono essenziali, questa è la cosa più importante, questo è il motivo per cui si spinge tanto per la frutta, la verdura. Certo. Essenziali significa che il nostro organismo non è in grado di costruirsele da sole, di produrle da sole, quindi dobbiamo assolutamente assumerle con la dieta, e questo vale per tutte. Ecco, normalmente verrebbero assunte con la dieta, purtroppo però molti cibi che noi assumiamo sono diventati ormai poveri di queste vitamine. Esatto. Perché trattati in maniera chimica, insomma, oppure fatti maturare in maniera troppo accelerata, e quindi serve prenderle in maniera artificiale, giusto? Esatto, sì, questo è vero, anche se devo dire sinceramente, Linus, che io faccio questo lavoro e mi rendo conto anche che c'è un po' di, come posso dire... Ci hanno costruito un mercato sopra. Sì, esatto, per cui diciamo che tante persone in realtà non hanno magari la voglia di preparare la frutta, la verdura, certo. L'abitudine o la tradizione. E un'altra cosa che io noto veramente è che si spinge tanto a mangiare la frutta e la verdura, poi in realtà se uno ci avesse voglia, andando in un bar l'estate, di prendersi una bella coppa di frutta piuttosto che il solito gelato o altro, non è così semplice, io devo essere sincera. No, è impossibile, verdura, te lo dico io, perché guarda, è un incubo. Federica, ti possiamo sfruttare per 30 secondi? Come no? Due o tre cose che... No. Due, per radio purtroppo non possiamo farci niente, con il tuo splendido fisichello. Due o tre cose che dovremmo inserire nella nostra abitudine alimentare, cioè un frutto che dovrebbe avere più attenzione, per esempio. Allora, guarda Linus, io per esempio nelle diete che prescrivo non ghettizzo niente, nel senso che serve assolutamente tutto, perché tutti i frutti hanno per esempio una concentrazione... Mettiamo tutti i frutti. Un attimo. Mettiamo... Mamma mia, non si usava di proprio la banana, perché la banana dicono tutti che ingrassa, invece la banana bisogna mangiarla. Potassio. È bravissimo, capito?
quindi è assolutamente essenziale, indispensabile. Anche la mela, no? Anche la come mela. La mela, come tutte. Guarda, i frutti veramente, io devo dire che ci metto tutto, ci metto l'uva, ci metto il cocomero, perché veramente è tutto importante. Per esempio, è vero che il kiwi è ricchissimo di vitamina C? Sì, è vero, è verissimo, ma il kiwi c'ha anche moltissima fibra, è proprio un frutto che dovrebbe essere utilizzato molto. Comunque io quello che consiglio in linea di massima è la variabilità certo, in assoluto. Tanta frutta quanto... facendola girare comunque. Esatto, ma tanta frutta, Linus, significa che già se una persona in media si mangia due frutti grandi o tre piccoli al giorno, ha raggiunto insomma la quota di frutta che deve ingerire. Qua il problema di fondo è che tante persone, soprattutto i giovani, certo, gli adolescenti, come posso dirti, proprio non hanno più questa frutta, manco sanno che forma c'ha la frutta. Devo confessarti una cosa, Fede. Senti, per favore, io sto nelle Marche da 6 anni e non riesco. E infatti si sente, hai perso completamente l'accento romano, guarda. Zitto, guarda, manco apro bocca che subito, ma tu non sei. No, devo confessarti una cosa, Federica, che noi abbiamo come parziale attenuante il fatto di vivere in una città che sarà famosa per avere il pesce più fresco d'Italia. C'è questa leggenda metropolitana per cui il pesce fresco arriva prima a Milano e poi viene smistato. Sì. Magari è anche vero, però... ma abbiamo la frutta che fa più schifo in assoluto. Sì, lo so. Perché purtroppo quella che arriva a noi è soltanto acqua truccata da frutta. C'è quella buona. C'è quella buona, ma la vende Dior in Monte Napoleone. Ma soltanto? Tu sei sicuro di questo? Io la cerco, perché a me piace molto, ma faccio veramente molta fatica a trovarne di buona. E questo è uno dei grandi problemi, perché guarda, non credere, io sono in una cittadina piccola di 50.000 abitanti, se ci arrivano, ti posso assicurare che io la devo andare a cercare in determinati giorni, la frutta buona. Vedi. Quindi voglio dire, è un problema, è vero di nostro, tutti. Però è vero anche che la nostra società, con i ritmi di vita che abbiamo... veramente uno dovrebbe un po' l'impressione anch'io, è vero. Grazie Federica, tanti baci e buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao.